Buongiorno dal TG Med. Ha preso il via questa mattina la visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Siracusa. Il Premier si è recato alla scuola Raiti, dove ha incontrato gli studenti che lo hanno accolto con canti e balli. La scuola, che ha 800 alunni, è un modello di integrazione perché ospita diversi studenti stranieri. Ad accogliere Renzi anche il Sindaco Giancarlo Garozzo e la sua giunta, il Vicepresidente di Confindustria Lobello e l'Arcivescovo di Siracusa Pappalardo. Davanti agli studenti Renzi ha parlato di un futuro da costruire insieme, ma anche di lavoro. È il momento più difficile da 30 anni, ha detto, per chi perde il posto di lavoro dobbiamo fare uno sforzo vero. Per il Premier anche qualche contestazione da parte di esponenti del Movimento 5 Stelle e di un gruppo di precari della scuola all'esterno dell'istituto. Poi il Premier si è spostato in municipio per incontrare i sindaci della provincia, gli imprenditori e i sindacati. Riforma delle province. L'ARS ha approvato ieri sera, dopo un'altra giornata difficile, la norma che istituisce le 3 città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Un via libera giunto dopo l'accordo trovato dal governo Crocetta con il Movimento 5 Stelle e con il nuovo centrodestra. La norma sulle città metropolitane, emendata dal nuovo centrodestra con l'ok della Commissione Affari Istituzionali, prevede adesso che il territorio delle città metropolitane coincida con quello delle aree metropolitane, così come erano contemplate dal decreto regionale del 95. L'Aula adesso dovrà votare gli ultimi 4 articoli del disegno di legge dedicati agli aspetti tecnici. Intanto si attende anche la manovra bis che il governo Crocetta dovrebbe presentare in aula proprio oggi. Gravi disagi sulla Palermo-Mazara del Vallo all'altezza di Tommaso Natale, dove questa mattina un auto articolato ha preso fuoco e è caduto lungo il tratto in direzione Trapani, poco prima delle gallerie. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti il container. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto staccare e allontanare la motrice dal container avvolto dalle fiamme. L'autostrada è stata chiusa e il traffico è andato in tilt, soprattutto nella borgata di Tommaso Natale. Si sono registrate lunghe code in autostrada in uscita da Palermo. Ieri, nello stesso tratto autostradale, un altro incidente, un tir, si era ribaltato a causa del vento. Un provvedimento di sequestro di beni in corso di esecuzione da parte dei carabinieri del ROS nei confronti dell'imprenditore siciliano Santi Bonanno, in carcere dal febbraio dell'anno scorso per concorso esterno in associazione mafiosa. Il sequestro è stato emesso dal Tribunale di Messina su richiesta della Procura distrettuale antimafia e ha interessato aziende attive nel settore del movimento terra e anche azioni e rapporti di credito, beni mobili e immobili per un valore complessivo di 5 milioni di euro. Secondo le indagini, l'attività imprenditoriale esercitata da Bonanno nel settore di opere anche pubbliche sarebbe strettamente connessa agli interessi della mafia, in particolare del clan dei Mazzarotti di Barcellona Pozzo di Gotto. È tornato in cella nel carcere milanese di Opera il capomafia Totò Riina, ricoverato ieri dopo un malore. Il padrino di Corleone si era sentito male, accusando vomito e dolori addominali. I sanitari del carcere avevano temuto un infarto, visto che il boss è cardiopatico, di cui la decisione di condurlo d'urgenza nel reparto detenuti dell'ospedale San Paolo. Già ieri però l'elettrocardiogramma aveva escluso che si trattasse di un attacco cardiaco. Per i medici Riina ha avuto soltanto un'indigestione, così il boss è tornato in cella. Polizia e 118 hanno trovato in un appartamento di via Lincoln a Palermo 3 donne che da tempo vivevano in uno stato di assoluto degrado, in una casa piena di sacchi di immondizie trasformata in una vera e propria discarica. È stato il cattivo odore ad allarmare i vicini, che hanno avvertito le forze dell'ordine. Nell'appartamento vivevano 3 donne, tutte adesso ricoverate in ospedale. Si tratta delle sorelle Rosa e Adele Castellana di 84 e 80 anni e della nipote Giuseppina Sapuppo di 48. Sono state condotte al Policlinico, al Civico e al Buccheri La Ferla. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna più tardi. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.